Dallo spettroscopio risulta trattarsi di idrogeno che si sta muovendo verso la Terra a velocità impressionante. Il professor Pearson dell'osservatorio di Princeton conferma le osservazioni di Farewell e descrive l'insolito fenomeno come un potente getto di fiamma azzurrastra lanciato da un fucile. Ci ricolleghiamo di nuovo con il Park Plaza Hotel di New York per farvi ascoltare l'orchestra di Ramon Raquello e ci scusiamo per la breve interruzione. Quando la smetterai di fumare? Senti chi parla. Si può sapere dove stai andando? Non lo so. Dovunque possa trovare un lavoro. Mi hai preso proprio per una stupida. Non credo a una sola parola di quello che hai detto. Non fare scenate, non voglio che i bambini ci sentano. Sei sicuro di aver preso tutto? Sì. Hai dimenticato questo, signor libero pensatore. Li hai voluti tu i figli. Eh già, li ho fatti da sola. Se vuoi andartene va pure, ma almeno risparmiati queste stupidaggini. Sono anche tuoi. Un motivo che voi tutti ricorderete. Il celebre cocktail per due. Ramon Raquello e la sua orchestra. Me lo ricordo come. Bei tempi quelli. Appena acceso, te lo giuro. Signore e signori, a seguito delle notizie annunciate... Quante volte ti abbiamo detto, io e tua madre, che quando vai a letto, non devi accendere la radio. Sì. Perché le tue sorelle stanno cercando di dormire. Abbiamo capito? Intervistato il noto astronomo, il professor Pearson, che cercherà di spiegarci... Adesso dormi, eh? Va bene. E basta con la radio. Comunque, fra pochi minuti ci collegheremo con l'osservatorio di Princeton nel New Jersey. Nel frattempo, torniamo alla musica di Ramon Raquello e la sua orchestra.